Una serata del comitato del sì per la fusione dei comuni di Castiglion Fibocchi e Capolona. Sindaco, che cosa ne pensa lei? Cosa ne pensa? Non posso che pensarle bene, è un'ulteriore iniziativa su un percorso che ormai abbiamo aperto già da più di un anno, durante il quale insomma, si è consolidata un rapporto, una sintonia con Capolona per arrivare alla fusione e i tempi ormai sono anche abbastanza maturi perché ai primi di maggio ci sarà anche il referendum. Perché la fusione? È un'occasione, questa che è irripetibile. Per comuni piccoli come i nostri non c'è un gran futuro. Le risorse vanno sempre diminuendo e diciamo, fare forza attraverso l'unione, attraverso la fusione dei due comuni, evidentemente libera maggiori energie già di per sé. Poi ci sono una serie di incentivi economici che lo Stato e la Regione come dire, accompagnano questo percorso e con questi incentivi economici i comuni possono affrontare tutta una serie di progetti, di opere che invece con le poche risorse disponibili non è possibile affrontare. Un'opportunità che non possiamo assolutamente perdere, in quanto se perdiamo questo treno poi sicuramente la Regione prima o poi ci metterà le mani, per cui ci obbligherà a delle fusioni che non ci porteranno certo tutti i vantaggi che invece ci riporta questa. Quindi spero che questo sia uno dei motivi che facciano capire alle persone la necessità. Sappiamo che i finanziamenti da parte dello Stato e della Regione sono sempre meno, per cui questi soldi ci danno la possibilità di portare avanti e realizzare opere che in questo momento per noi sono solo dei sogni. Negli ultimi anni sia la Regione che il Governo hanno favorito attraverso una serie di misure le aggregazioni tra i comuni, quindi i comuni che decidono di aggregarsi hanno dei vantaggi particolari in questo momento sui trasferimenti, in particolare modo oggi che non c'è più il patto di stabilità, la legge di stabilità ha deciso che alcune risorse possono essere destinate ai comuni che si fondono e quindi c'è un vantaggio significativo perché per le comunità è una cosa importante. E poi c'è una riorganizzazione complessiva della macchina amministrativa che può essere sicuramente un fatto positivo.